Siamo a San Vito Chietino dinanzi alla palestra comunale dove si svolge oggi e domani lo screening per quanto riguarda la popolazione scolastica. Io sono con i rappresentanti e col sindaco dei tre comuni interessati a questo screening che riguarda anche i tre plessi di Treglio, San Vito e Rocca San Giovanni che fanno parte del comprensivo d'annunzio. Io parto dal vice sindaco di San Vito, Roberto Nardone. Intanto qual è la situazione a San Vito e voi avete avuto anche un decesso in queste ore? Sì, purtroppo siamo a 190 positivi a ieri sera, oggi aspettiamo i dati della ASL per aggiornare sia con i guariti che i nuovi positivi, perché il trend purtroppo è questo, siamo sulla ventina giornaliera sia di guariti che di positivi. Naturalmente per questo motivo abbiamo deciso settimana scorsa di avere un attimo di attenzione sulla popolazione scolastica, quindi abbiamo fatto l'ordinanza di chiusura per la DAD, quindi la didattica a distanza, ed oggi stiamo svolgendo questo screening per vedere qual è la situazione reale sul territorio. Massimiliano Berghella, che è sindaco di Treglio, intanto la situazione a Treglio? Circa 60 positivi complessivamente, c'è un trend purtroppo ancora negativo di circa 9 positività, circa 10 al giorno, con riammissioni in comunità molto inferiori, quindi di circa 1 a 2 al giorno. Questo trend purtroppo non si sta arrestando e questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di stoppare le scuole per una settimana e capire come insomma si sarebbero evolute. E abbiamo scelto anche di dare la possibilità ai bimbi più piccoli dell'infanzia, attraverso l'acquisto, in realtà è stata una sponsorizzazione di Alma Vibes, una struttura del nostro territorio che è stata particolarmente sensibile a questo tema, dare la possibilità dei tamponi salivari, perché oggi vengono fatti per tutti i bimbi dell'infanzia, in modo che ci sia la possibilità di avere un tampone meno invasivo. E al tempo stesso vengono fatti gli antigenici rapidi per tutti gli altri bambini dell'età scolare della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Bene, sentiamo ora la rappresentante, l'assessore del comune di Rocca San Giovanni, Carmelita Caravaggio, anche per lei la stessa domanda, situazione. Sì, allora a Rocca San Giovanni attualmente abbiamo 73 casi di positivi e fortunatamente nell'età prescolare ce ne sono pochi di casi, però ecco, abbiamo voluto fortemente fare questo screening per riaprire in sicurezza, per ecco, dare la possibilità di stare un po' più tranquilli a noi amministratori, ma anche ai genitori, ai familiari. Bene, ecco, prosegue questo screening, la preoccupazione è tanta da parte degli amministratori, è normale anche da parte dei cittadini, l'appello che anche, visto che anche domattina proseguirà questo screening, l'appello a tutti. L'appello a tutti di partecipare, perché vorremmo avere un dato che sia poi effettivamente concreto dal punto di vista della popolazione scolastica, quindi domani mattina dalle 8.30 alle 13.30 saremo qui per le scuole medie, la secondaria, quindi un invito a tutti a partecipare.